Questa sera, care concittadine e cari concittadini, entriamo negli anni venti del nuovo secolo. Si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi. In questo tempo sono cambiate molte cose attorno a noi, nella nostra vita e nella società. Questa sera desidero anzitutto esprimere a tutti voi l'augurio più cordiale per l'anno che sta per iniziare. Si tratta anche di un'occasione per ampliare l'orizzonte delle nostre riflessioni, senza naturalmente trascurare il presente e i suoi problemi, ma anche rendendosi conto che il futuro in realtà è già cominciato. Questa sera mi è stata donata poco tempo fa una foto dell'Italia vista dallo spazio. Ve ne sono tante sul web, ma questa mi ha fatto riflettere perché proviene da una astronauta adesso al vertice di un paese amico. Vorrei condividere con voi questa immagine con un invito. Proviamo a guardare l'Italia dal di fuori, allargando lo sguardo oltre il consueto. In fondo, un po' come ci vedono dall'estero, come vedono il nostro bel paese, protetto nel Mediterraneo e posto per geografia e per storia come uno dei punti di incontro dall'Europa con civiltà e culture di altri continenti. Questa condizione ha contribuito a costruire la nostra identità, che è sinonimo di sapienza, di genio, di armonia, di umanità. Questa sera contro 63 divisioni austro-ungariche è finita. La fulminea artificiale avanzata.